Simon Phillips entrò nei Toto nel 1992 fino al 2014 in sostituzione dell'allora batterista Jeff Porcaro, che appunto nel 1992 venne tragicamente a mancare. Jeff Porcaro e Steve Lukather avevano un grande rispetto di Simon Phillips, ecco perché Simon entrò subito a far parte della band dei Toto. Simon Phillips in pratica sapeva benissimo quello che doveva fare alla batteria. Qui sotto in descrizione troverai la playlist Spotify dove ci sono tutte le canzoni che nominerò in questo video più altre. In questo video però te ne elencherò giusto 5 che per me sono dei capolavori incredibili. La prima canzone che ti voglio nominare è Bottom of Your Soul, live. Perché proprio il live? Perché a mio parere all'interno di quel pezzo si sente il vero Simon Phillips. Prima di tutto perché ci sono dei suoni alla batteria che sono stratosferici. E poi perché all'interno di questo pezzo ci sono tantissimi fill che nel live vengono fatti ancora meglio che nella versione studio. Per me Bottom of Your Soul è la Rosanna oppure l'Africa di Simon Phillips, semplicemente perché Bottom of Your Soul è quella canzone con il classico marchio di Simon Phillips. È quella canzone che quando parti dici, ah cavolo, qui sta suonando Simon. Prossimo pezzo che trovi anche qui sotto in playlist è Falling Between. Falling Between è il classico pezzo, chiamiamolo così, in chiave moderna dei Toto, ed è un pezzo perfetto per Simon Phillips. È un pezzo dal sapore prog, un pezzo dal sapore hard rock. Per me all'interno di Falling Between possiamo veramente sentire l'arrivo e lo stacco che ci fu tra Jeff Porcaro e Simon Phillips. Entrambi sono dei batteristi totalmente diversi. Infatti questo video non è una comparazione tra due batteristi, ma far sentire la bravura di Simon Phillips, come ha saputo anche rinnovare il sound all'interno dei Toto. E secondo me Falling Between è proprio quel pezzo che ti fa capire proprio la rivoluzione musicale che c'è stata all'interno dei Toto. Questo pezzo mi piace tantissimo, Better World all'interno di Mindfields del 1999. A mio parere questo è il disco più bello che è stato fatto da Simon Phillips con i Toto. All'interno di questo disco ci sono sfumature pop, sfumature rock, progressive, si sente anche qualcosa di metal. E questo pezzo che ti sto consigliando in questo momento è il classico pezzo dei Toto in chiave prog rock. Inizia con uno strumentale fantastico, ci sono dei fill di batteria di Phillips che mi fanno rabbrividire e all'interno ci sono degli assoli di Lukather fenomenali. Lo trovi qui sotto in playlist. Vabbè, questa canzone la conosci assolutamente, I Will Remember, all'interno di Tambu. Tambu fu il primo disco registrato da Simon Phillips all'interno dei Toto. E I Will Remember è una di quelle tracce che dice, ok, sono arrivato io ragazzi. I suoni sulla batteria di Simon Phillips sono molto precisi. Simon Phillips è un maniaco del suono. Il suo modo di suonare è anche molto tribale. E in questo pezzo riusciamo ad ascoltare proprio le vibrazioni dei tom e dei timpani. C'è proprio un'accuratezza maniacale dei suoni in questo pezzo e mi piace da morire. Un altro pezzo che ti voglio nominare all'interno di questo video si trova sempre all'interno di Tambu e si chiama Slipped Away. È uno dei primi pezzi dove Simon Phillips ci ha messo anche la firma come scrittore del pezzo. Mi piace tantissimo questo pezzo soprattutto per il rullante. Il rullante è il classico rullante di Simon Phillips, bello squillante, con le pelli super tirate. E sentiamo anche la delicatezza sul Charleston e la pacca sul rullante. A me piace da morire questo pezzo proprio per i suoni. Anche l'impostazione batteristica di Simon Phillips, chiamata impostazione open-ended. In pratica con questa tecnica hai un'opzione diversa sulla batteria. Non vai ad incrociare le mani sul Charleston e sul rullante. Suoni la batteria, porti il tempo, diciamo, sulla batteria, sia con la mano destra che con la mano sinistra. La caratteristica anche di Simon Phillips sul suo modo di suonare è avere anche il ride di accompagnamento
sulla sinistra. Quindi portare il tempo col Charleston con la sinistra e allo stesso tempo sul ride. Uno dei primi a portare questo tipo di modo di suonare la batteria fu Billy Cobham, un batterista assurdo, un batterista jazz che ha fatto la storia della batteria. Come ti dicevo prima, qui sotto in descrizione trovi il link Spotify della playlist. All'interno ti voglio anche menzionare un live, a parte Fall in Between, che secondo me è uno dei più bei live che hanno fatto i Toto, c'è anche Absolutely Live. In questo live doveva partecipare Jeff Porcaro, ma purtroppo venne a mancare. I Toto volevano mollare tutto, ma per fortuna non fu così. Quel disco suonato alla batteria da Simon Phillips è veramente un grande capolavoro. Scrivimi qui sotto che cosa pensi di questi pezzi di Simon Phillips, se mi consigli anche qualcosa da ascoltare di Simon Phillips all'interno della discografia dei Toto, così la inseriamo nella playlist Spotify che ho inserito in descrizione. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciarmi un like qui in basso per supportare il mio canale e queste tipologie di video. E se sei capitato per puro caso sul mio canale, ti chiedo di seguirmi, anche perché noto che ci sono tantissime persone che guardano i miei video ma non si iscrivono. Quindi, per rimanere aggiornato su tutti i video che farò, seguimi e attiva la campanellina sempre qui in basso. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao!